Buonasera e ben ritrovati ad una giornata particolare. Questa sera ospite con me in studio il presidente della giostra cavalleresca, Maurizio Antonini. Buonasera, presidente. Buonasera a voi. Cominciamo questo nuovo anno tracciando un bilancio sul 2017 per la giostra cavalleresca di Sulmona e per la giostra d'Europa. Un anno intenso, quello che si è appena concluso, vero presidente? Possiamo ripercorrere le tappe? Sì, buonasera a tutti quanti voi. Il 2017 è stato, diciamo, un anno che ha visto delle belle cose, ha anche visto delle brutte cose nei nostri riguardi, perché non ci scordiamo mai la scomparsa di un grande amico che proprio nel 2017 c'è stata. Quindi è doveroso ricordarlo sempre, perché Angelo per noi era l'anima, era quello che veramente ci dava la spinta ad andare avanti. Quindi purtroppo ci sono stati anche questi momenti non felici per quanto riguarda il 2017. Mentre dall'altro lato, per quanto riguarda le nostre manifestazioni, il 2017 si è chiuso abbastanza positivamente. Abbiamo avuto una bellissima giostra cavalleresca di Sulmona, che a detta di tutti è stata a livello tecnico una delle migliori giostre a livello nazionale. Non scordiamoci che ci sono stati quest'anno veramente il clou dei cavalieri a livello nazionale tra i migliori, e non per questo i primi due, quindi sia Innocenzi che ha vinto che Cipiccia che è arrivato secondo, sono risultati primo e secondo nella classifica nazionale dei migliori cavalieri. Ah, Quindi, ecco, finalmente abbiamo dei numeri esatto, dei importanti. numeri importanti che ci fanno onore e ci danno sempre più lustro alla nostra manifestazione. Per quanto riguarda poi la giostra d'Europa, anche lì abbiamo avuto dei riscontri abbastanza positivi in termini sia turistici che economici. C'è stato qualche disguido, chiamiamolo così, per quanto riguarda l'aspetto organizzativo, però pensiamo che nel corso del 2018 cercheremo di quadrare quegli aspetti che non sono andati come dovevano andare. A livello di partecipanti, invece, Presidente? No, siamo più che soddisfatti, perché i numeri, diciamo, non sono stati come l'Expo che abbiamo avuto nel 2016, però abbastanza soddisfacenti, quindi ci siamo andati Diciamo vicini. che si Si mantiene la mantiene la percentuale percentuale. abbastanza alta. Poi non ci scordiamo che nel 2017 abbiamo anche avuto, per la seconda volta, siamo stati a Boston a partecipare alla sfilata del Columbus Day, quindi anche questo per noi è motivo di orgoglio, perché ci porta a farci conoscere a livello internazionale, E non tra solo l'altro a livello Boston ha nazionale. annunciato che sarà quest'anno alla giostra, presente con una delegazione, se non sbaglio. Sarà presente con la delegazione capeggiata dal sindaco di Boston, quindi dovrebbe arrivare qui nella nostra città sia il sindaco di Boston che anche il console italiano di Boston, quindi avremo dei personaggi abbastanza famosi nella nostra manifestazione del Com'è la 2018. percezione all'estero della giostra cavalleresca? Devo dire abbastanza buona, perché per loro è una novità, anche se ci siamo stati a Boston nel 2015, però ogni volta che andiamo si rinnova sempre questo legame che si fa più forte, perché portare le tradizioni in un luogo dove ci sono molti nostri paesani che come ci vedono ci aprono le porte, quindi ci fanno sentire veramente a casa nostra, è veramente qualcosa di emozionante e di bello. Quindi Noi per ci qua, sentiamo a casa e loro finalmente riassaporano quello che è l'odore, il profumo del loro paese, dell'Italia. esatto, quando si va fuori, a prescindere adesso delle nostre manifestazioni, quando si va all'estero, chiunque italiano va all'estero e va in luoghi dove ci sono altri italiani, veramente gli italiani che risiedono in quelle parti ti fanno sentire più in Italia che quando sei qui. Quindi per questo veramente devo ringraziare tutte le persone che si sono e che ci ospitano ogni volta che andiamo lì, e che ci rendono veramente la villeggiatura abbastanza piacevole e soddisfacente. Presidente, noi non ci siamo visti dopo le manifestazioni estive perché abbiamo aspettato per fare questo bilancio. Com'è andata la presenza quest'anno di Maria Grazia Cucinotta in corteo? Allora, per quanto riguarda la sua presenza a livello mediatico, è stato veramente qualcosa di eccezionale rispetto anche alle altre madrine, alle altre regine che l'hanno preceduta.
A livello un po' di personaggio si è fatto un po', come possiamo dire, ha voluto essere la VIP, quindi Ah, ha. quindi non ha dimostrato quella che era la sua normalità di personaggio, perché sembra un personaggio abbastanza del sud, no? Sì, no, per Personaggio. questo non gli possiamo dire niente, soltanto che Ha non ha mantenuto. rispettato appieno quello che gli avevamo chiesto noi a livello organizzativo. Un po' di ritardi che poi si sono, per quanto riguarda il corteo, ci ha creato qualche problema. Però, tutto sommato, non possiamo che essere contenti della sua partecipazione perché, come ripeto, a livello mediatico c'è stato Del veramente un personaggio. boom di ascolti, di visite nei vari social, quindi veramente ha fatto sì che la giostra cavalleresca di Sulmona, non dico che abbia fatto il salto di qualità, però abbastanza ci siamo andati vicino. Questo a significare che il personaggio importante, insomma, rende alto anche il corteo, un po' per curiosità, un po' perché la giostra comunque attira di per sé, no? Esatto, fa da richiamo. Indubbiamente all'interno della gara, non so se sono tutti quelli, le persone che sono venuti, i turisti, sono venuti perché c'era la Maria Grazia Cucinotta. Però penso a livello di corteo, di visite nella città e di venire a vedere la città con la nostra manifestazione, penso che abbia dato veramente un notevole impulso e ci sono stati poi dai giornali, dai numeri si vede, c'è stato abbastanza Certo. movimento per quanto riguarda l'afflusso turistico in quelle giornate. Invece per la sperimentazione delle giostre notturne c'era questa sperimentazione, che cosa possiamo dire oggi? Sarà ripetuta in questo 2018 o si tornerà alla tradizionale? Ci stiamo lavorando, come ho detto prima, ci sono stati alcuni aspetti che hanno fatto sì che molte cose che noi abbiamo pensato di fare in determinate maniere non sono andate proprio Come come dovevano? dovevano andare, visto anche l'ora tarda in cui si è concluso, però penso che l'aspetto di fare la gara in Serale. notturna sia andata, tutto sommato sia andata bene, quindi è da perfezionare e da rivedere. Ci stiamo studiando già da ottobre insieme ai capitani quali possono essere i correttivi da poter mettere in questa organizzazione dell'aspetto serale della gara, però penso che arriveremo a fare anche nel 2018 una gara in notturno, però con alcuni correttivi sicuramente da Perfetto, fare. chiaramente se non si prova non si potrà cambiare mai, quindi correttivi, giusto che arrivi, ne sono andato bene qualcosa. Lasciamo quindi il 2017 perché la giostra cavalleresca apre questo 2018 con una benedizione importante, che è quella del Santo Padre. Il 6 gennaio scorso la giostra cavalleresca è stata in piazza San Pietro a sfilare con 150 figuranti proprio davanti a Sua Santità il Papa, assieme ad altre delegazioni, quindi circa 1500 figuranti se non sbaglio. Che cosa si prova a sfilare in una piazza così importante, con un personaggio così importante di spessore? Guardi, a livello di emozioni è qualcosa ovviamente indescrivibile perché riuscire a portare 150 persone, la maggior parte ragazzi e ragazzi, tecnici, a sfilare in un luogo così grande, così rinomato, poi davanti alla presenza di Sua Santità, penso che siano emozioni indescrivibili che bisogna provarle per cercare di capire che cosa possa dare questo aspetto di andare a sfilare in quel luogo. Io devo ringraziare soprattutto i ragazzi perché quest'anno veramente si sono messi, una volta saputo di questo evento, si sono messi a disposizione, hanno dato l'anima e hanno fatto sì che anche noi iniziamo di nuovo a entusiasmarci per quello che è l'aspetto organizzativo di questa portata, perché ripeto, portare fuori 150 persone Non è non è facile. facile, poi in un corteo come il nostro è ancora più Poi difficile. durante le festività, perché la Esatto, quindi per Befana. quello lo ripeto nuovamente, devo dire grazie a tutti quei ragazzi che nonostante le ferie, nonostante malattie, perché l'influenza quest'anno ha colpito anche noi,
sono riusciti ad organizzarsi, a fare anche le prove. Abbiamo fatto una prova generale in Piazza Garibaldi, veramente entusiasmante, quindi li ringrazio e li ringrazierò per sempre. Vi ripeto, quest'anno è iniziato con questa nuova Com'è nata emozione. L'occasione di sfilare dal Papa? Veramente noi era questa manifestazione è la 33ª edizione che si fa, che si è fatta quest'anno il 6 gennaio, quindi noi abbiamo da qualche anno stavamo cercando di entrarci in questa manifestazione, però era sempre difficoltoso. Quest'anno devo dire che siamo stati agevolati da parte loro, perché loro hanno fatto un regolamento che ci hanno inviato a noi e penso a tutte le associazioni di rilievo a livello nazionale, chiedendo di chi voleva andare di mandare un invito. E noi, come abbiamo mandato l'invito, il giorno dopo ci hanno detto sì, voi siete stati presi e cercate di fare bella figura. La prima volta che abbiamo risposto perché bisogna dare dei numeri, e abbiamo detto vabbè, penso che un pullman riusciamo a farlo, 50 persone. Dopo una settimana eravamo arrivati a 200 persone, quindi abbiamo rimandato un'email per dire guardi, ci scusiamo, invece di 150 siamo arrivati quasi a 150-200 persone, spero che non sia di un problema. Come è arrivata l'email mi hanno chiamato e mi hanno detto guardi, non si preoccupa, anzi ci fa veramente onore che avete accettato in così numero, perché è stata la nostra delegazione la più numerosa, la più colorata, quella che ha riscosso maggior successo a livello anche di pubblico che coronava questo viale della Conciliazione e poi Piazza San Piero. Quindi anche qui abbiamo fatto vedere quello che è la nostra manifestazione. Presidente, prima di tuffarci nel 2018 pieno, chiaramente per tutti questi spostamenti la giostra ha bisogno anche di denaro, diciamocelo chiaramente. Abbiamo parlato tante volte di problemi nei finanziamenti erogati in ritardo, ma anche promesse di finanziamenti che non arrivavano, quindi sempre con l'acqua alla gola per organizzare queste manifestazioni. Nel 2017 e per il 2018 quali sono le previsioni? La giostra ha ricevuto ciò che doveva ricevere dai finanziamenti pubblici? Guardi, ormai sono un po' di anni che si sono un po' stabilizzati i finanziamenti, sia a livello di enti, di fondazione. Quello che manca un po' è l'aspetto sponsoristico, cioè a livello sia di sponsor che anche a livello, io dico, di città di Sulmona commerciale, perché la città ancora non riesce a capire effettivamente a livello di industria, di negozi, di chiunque poi di fatto ne beneficia della nostra manifestazione. Quindi per quello io spero che il 2018 sia anche la svolta sotto questo punto di vista, che i commercianti inizino veramente a darci un contributo, perché giustamente le spese ogni anno che ci sono sempre maggiori. Oggi come oggi, già dall'anno scorso sono leggermente aumentate per il fatto della sicurezza, perché da quello che è successo a Torino e poi quello che è successo a Barcellona, certo, ci sono state varie direttive a livello nazionale che hanno ristretto le disposizioni a livello di sicurezza, e di conseguenza a noi hanno gravato a livello economico sulle nostre casse, quindi anche quello è un aspetto che ogni anno da metterci su come preventivo qualcosa in più, perché cambiano in continuazione. Quindi per questo io mi auguro che i commercianti sia locali che della Valle Peligna inizino veramente a prendere la giostra cavalleresca come un punto di vista, per quanto riguarda loro, economico, di rientro non indifferente, perché visto anche i numeri che porta non solo durante le due settimane di luglio, ma anche durante tutto l'anno, perché vuoi o non vuoi siamo presenti in varie manifestazioni durante l'anno. Presidente, la giostra, l'abbiamo detto tante volte, non chiude mai, non è che una di quelle manifestazioni che finite le manifestazioni di luglio ad agosto chiude battente e poi ricomincia la stagione prossima. Può essere definita una macchina da guerra sicuramente buona. Avete già in calendario qualcosa per il prossimo anno, oltre agli eventi giustamente che per tradizione portate avanti?
di eventi veri e propri al di fuori delle nostre manifestazioni, per il momento ancora no, perché, ripeto, l'aspetto economico è quello che conta, quindi fare altri eventi tipo quello che abbiamo fatto nel 2016 ci crea un po' di difficoltà se non ci sono ulteriori entrate differenti. Quest'anno abbiamo già ricevuto l'invito da parte di Corfù, che è un'altra delle nostre delegazioni europee che partecipano alla Giostra Cavalleresca d'Europa, che ci ha invitato per la loro festa, che però si svolge in concomitanza del Carnevale, quindi dovrebbe essere, se non ricordo male, dal 16 al 18 di febbraio. Quindi quello è un primo appuntamento che sicuramente dovremmo rispondere, e poi ci sono gli E poi si altri, riparte poi si con i fuochi riparte di con Park le San Giuseppe e quindi tutti gli altre. altri Esatto. eventi. Presidente, che cosa ha rilevato in questi suoi anni di presidenza? Come si è evoluta questa manifestazione? Guarda, non dovrei essere io o il direttivo a dirlo, perché dovrebbero essere gli altri a farci Sicuramente fanno delle notare. valutazioni, però Esatto. chiaramente lei è stato dall'inizio all'interno di questa associazione, prima da figurante, poi oggi da presidente. Da normale cittadino, svestendosi dalla casacca da presidente, ha visto un'evoluzione di questa giostra? A livello organizzativo sì, a livello organizzativo anche di partecipazione nei borghi sestieri dei ragazzi. Non ci scordiamo che all'interno delle associazioni ci sono tre o quattro generazioni che lavorano tutto con lo stesso obiettivo, quindi E questo è questo è importante. importantissimo, anche perché i giovani all'interno delle associazioni fanno un tipo di vita abbastanza buono Sano, rispetto, buono, certo. sano, esatto, rispetto a tutto quello che succede oggi come oggi all'esterno. Quindi per questo devo ringraziare i borghi sestieri, che si adoperano ogni anno a far sì che questi ragazzi partecipano sempre in maggior numero all'interno della loro organizzazione e della nostra organizzazione. Ma Quindi ormai il sentire la giostra in questa città è un fatto, lo diciamo sempre, l'abbiamo visto anche a Roma il 6 gennaio, i ragazzi ci credono in questa manifestazione e sono loro il motore di questi eventi per questa città, perché se non ci fossero loro a crederci sarebbe esatto, tutto molto difficile. infatti, cioè, i giovani, dobbiamo crederci e continuiamo a crederci ai giovani. Chi ha inventato la cordesca veramente ha visto qualcosa di lungimirante, perché iniziare con i bambini dagli 8 anni a farli muovere e a farli partecipare in un'organizzazione che poi negli anni va avanti, quindi penso che quello sia stato un aspetto veramente importantissimo per quanto riguarda l'andare avanti della nostra associazione. Presidente, che cosa si aspetta per questo 2018? Siamo in chiusura. Guardi, io spero che il 2018 ci porti a fare ancora di più quel salto di qualità che ci serve. Ci stiamo lavorando. Io spero di portare a Sulmona anche i media, perché se riusciamo a portare anche una televisione a carattere nazionale che venga a riprendere anche per poco quella che è la nostra realtà, quella che è la nostra manifestazione, il luogo dove si fa, penso che veramente allora sì che faremo il salto di qualità che ci meritiamo, perché non ci scordiamo che oggi come oggi la Giostra Cavalleresca Sulmona è una delle poche che si svolge ancora all'interno di un centro storico. Ormai tutte si fanno e si continuano a fare negli stadi, però negli stadi diventa una manifestazione di nicchia, di persone che piace quella i cavalli, piace vedere che cosa sono le gare cavalleresche, mentre noi riusciamo a portare tante persone, che anche non amanti della giostra cavallesca in sé per sé, perché fare, ripeto, una giostra all'interno di un centro storico è veramente qualcosa di bello e di emozionante, che chiunque viene ce lo riconosce. Grazie Presidente, un in bocca al lupo a lei per questo 2018, che sia proficuo e pieno di successi, un in bocca al lupo alla giostra cavalleresca, a tutti i volontari e borghi sestieri, li ricordiamo sempre perché fanno un lavoro certosino dietro chi poi è la dirigenza dell'associazione e ci vediamo presto per capire bene come andrà la prossima stagione estiva. Ok, grazie a voi, grazie come sempre per averci dato questa opportunità di far sì che
si parli di Giosta Cavalieri. Grazie Presidente. Grazie ancora. A voi telespettatori lascio una buona serata e vi do appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci.